Le Beausées de Dragon. Il bacio del dragone è soltanto Cartier. Sigla. Ciao bellezze, bentornate su Vaniglia Chic. Il video di oggi è interamente dedicato ad un profumo, il profumo della mia vita, un profumo che io amo, un profumo che non posso fare a meno di indossare, ma che ahimè è un profumo fuori produzione. Ma ho deciso ugualmente di riacquistarlo perché mi fu regalato nel lontano 2003 da mio marito per un San Valentino. Me ne innamorai perché mi fu regalato a scatola chiusa. Mio marito mi fece questa sorpresa all'epoca. Io non conoscevo assolutamente questo profumo, me ne innamorai perdutamente e sono stata completamente sua da quel momento. Un profumo che è senza tempo. Oggi voglio parlarvi di questo profumo perché sono contentissima di averlo riacquistato. Sul web riuscite ancora a trovare qualche pezzo, io l'ho preso su Notino ad un buon prezzo, ma ho preso comunque il 100 ml grazie alle informazioni che mi hanno dato due persone, la mia amica Sara del mondo di Sara e Giampi del canale Giampi 97, per cui a tutti e due mando un grande bacio e ringrazio di avermi dato queste informazioni, perché pensavo davvero di non riuscire più a trovarlo. Questo è il bacio del dragone. Credo che il nome di questo profumo sia estremamente azzeccato, perché assolutamente quando indossi questo profumo ha la sensazione di avere un fuoco addosso, ha la sensazione proprio che un drago ti stia accarezzando con il suo alito possente, forte e di fuoco, ecco, per cui è una sensazione che nessun profumo mi ha mai dato. Parliamo delle note di testa. In questo profumo troviamo come note di testa la gardenia, la mandorla amara, l'amaretto e il neroli. Nelle note di cuore troviamo l'iris, il muschio, il gelsomino, il cedro e la rosa, mentre nelle note di base troviamo ambra, patchouli, benzoino, cioccolato fondente, caramello, vetiver e cedro. Allora ragazze, è un profumo che ha un sillage assolutamente unico nel proprio genere. Vi racconto un aneddoto. Quando mio marito mi regalò questo profumo nel lontano 2003, io lo indossavo praticamente tutti i giorni, perché al di là che è un profumo prettamente invernale, ma comunque lo indossavo sempre. Un giorno dovevo uscire con la mia mamma, quindi mi recai giù nel mio garage per prendere praticamente la macchina, perché dovevo uscire con lei. E praticamente nello scendere nel garage, il mio garage è molto grande, mia madre nel salire in macchina mi disse: Mary, hai profumato tutto il garage. E parliamo di un garage davvero immenso. È un profumo che se non lo spruzzi con parsimonia ti fa venire il mal di testa. Ragazze, questo è un profumo dove spiccano forti i sentori di mandorla amara e di amaretto. Nonostante ciò, non si può chiamare un gourmand assolutamente, ma è un orientale legnoso. Ma nonostante le note di amaretto e di mandorla amara siano collocate nelle note di testa, sono note che praticamente ci accompagnano per tutta la durata del profumo. Nella base del profumo troviamo l'ambra, troviamo il patchouli, troviamo il vetiver, troviamo il caramello che lo addolcisce, perché il caramello è dolce. Oltre alla dolcezza del caramello troviamo il cioccolato fondente, troviamo il patchouli, troviamo l'ambra, per cui questo è un profumo davvero molto particolare, un profumo che io
amo veramente, per me il mio profumo, punto, non c'è più niente dopo, come dico sempre. Un profumo forte, un profumo sensuale, un profumo erotico, un profumo aggressivo, un profumo intenso. Sono tutte cose che fanno la differenza, perché io ho sempre cercato un profumo che durasse sulla mia pelle e questo è stato l'unico ed è l'unico. Quando mi è arrivato da Notino, io non potevo crederci, insomma, che dopo anni, ecco, la sensazione che si ha quando un profumo ti è finito e dopo anni lo ricompri è davvero una bella sensazione, perché vuol dire che quel profumo ti è piaciuto, che quel profumo ti ha stregata. Ecco, questo profumo mi ha stregata. Trovo che in generale i profumi di Cartier siano i numeri uno. Io ho anche la Panthère di Cartier, se vi interessa vi farò la recensione anche di quel profumo lì. Ma lo stile dei profumi di Cartier è molto particolare, perché, come vi dicevo, è questo è un profumo sensuale, un profumo erotico, un profumo aggressivo, un profumo dalla forte personalità, con una bellissima piramide olfattiva, ma con una personalità molto forte. Io amo i profumi decisi, amo i profumi che non passano inosservati. Questo è stato ed è l'amore della mia vita. Adesso lo spruzziamo, perché insomma dobbiamo spruzzarlo assolutamente. Un tripudio di mandorla amara di amaretto. Quando si spruzza questo profumo troviamo un exploit di note molto decise, molto aggressive. Poi naturalmente col passare delle ore troviamo una fragranza che sul mio pH, parlo sempre di me, non si evolve, ma che comunque è leggermente poi più dolce, addolcita poi dal caramello, dal cioccolato fondente, che lo rendono caldo, lo rendono molto molto intimo, ecco. Ci sento moltissimo l'ambra, che è collocata proprio nella nota di base, per cui quando il profumo va un po' a sfumare e si addolcisce, si comincia ad allontanarsi, abbiamo poi quella sensazione di dolcezza che può dare solo il caramello, il cioccolato fondente, insomma, in combinazione con il patchouli e con l'ambra è poi davvero il massimo. Parliamo del suo nome, il bacio del dragone. Io vi dicevo che è davvero un nome molto azzeccato, perché indossando le Basé du Dragon si ha proprio la sensazione di venire rapiti da un drago e di volare su in alto nel cielo. Il drago è una creatura immaginaria delle fiabe, ma che è comunque uno spirito libero, è una creatura davvero, diciamo, fiabesca, una creatura che nella cultura cinese è davvero importante, tanto che c'è l'anno del dragone. Ma comunque il bacio del dragone, perché il drago apre la bocca e mostra la sua potenza tramite il fuoco. Questo è questo profumo, un profumo che mostra la sua potenza tramite le sue note olfattive. Vi ho voluto parlare di questo profumo anche se è un profumo che è fuori produzione, ma se avete la possibilità assolutamente e trovate qualche pezzo sul web, acquistatelo, perché ne vale davvero la pena. Chiaramente parliamo di un profumo molto molto invernale, è un profumo sensuale, un profumo avvolgente, un profumo che ti fa sentire donna, ti fa sentire osservata. Non è un solito profumo, io penso che ci siano profumi e profumi, ragazze, e per me questo è il numero uno. Io spero che questa review vi sia piaciuta, ragazze. Ho voluto rendervi partecipe dell'amore che ho per questo profumo. Aspetto i vostri commenti, fatemi sapere giù se avete provato questo profumo, se siete d'accordo con me, insomma, se sentite le stesse sensazioni che sento io, perché io sento delle sensazioni molto forti quando indosso questo profumo, e lo riservo sempre per le occasioni speciali, perché assolutamente
inimitabile. Vi ringrazio, vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale casomai non l'aveste ancora fatto e ne avete piacere. Attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, fate le brave, perché a fare la cattiva ci sono già io. E mi raccomando, il bacio del dragone è soltanto Cartier. Ciao!